i matrimoni reali, quale abito scegliere vegano, le tendenze per la sposa 2018. Nella primavera 2018 la Royal Family inglese festeggerà un nuovo matrimonio in casa, il principe Harry ha annunciato che sposerà l'attrice statunitense Meghan Markle. Harry e Meghan si sono conosciuti nell'estate 2016. Chi è Meghan Markle? È nata a Los Angeles il 4 agosto del 1981 da madre afroamericana e padre caucasico. Ha iniziato a lavorare come modella perché in un'intervista recente ha detto che all'inizio non le assegnavano i ruoli di colore in film e serie TV perché non abbastanza di colore e nemmeno da bianca perché non abbastanza bianca. In seguito ha partecipato a diverse serie tra cui Fringe e Suits Ruolo, che l'ha resa famosa. Matrimoni reali. Tanti negli anni sono stati i matrimoni della famiglia reale inglese, celebre fra tutti quello di Lady Di, con l'abito con l'indimenticabile strascico lungo 7,62 metri e poi quello più recente del principe William e Kate Middleton. Come non ricordare il matrimonio della principessa Grace di Monaco, attrice hollywoodiana, che ha sposato il principe Ranieri. Per l'occasione Grace Kelly ha scelto un abito molto semplice ma di grande impatto con delicato pizzo sul corpetto e manica lunga e molti hanno paragonato questo abito a quello scelto da Kate Middleton. Tendenze sposa 2018. Quale sarà lo stile che sceglierà per il suo abito Meghan Markle? La tendenza per la sposa 2018 vuole un ritorno al classico intramontabile, il pizzo. C'è un'inversione di tendenza sia alla forma a sirena ma più morbida, meno fasciante, e no al classico abito da principessa. E come cartella colori si va dal bianco sporco, al rosa pallido sino ad arrivare a sfumature di rosa pesco. Quest'anno ci sono novità anche per gli invitati, come ad esempio regalare una wedding bag, una borsa con all'interno kit di sprevvivenza, fazzoletti antilacrime, ballerine d'emergenza, se il matrimonio verrà celebrato in estate ventaglio anticaldo ed un piccolo chalet, se invece la cerimonia sarà d'inverno. Il consiglio della stylist: ci sono varie regole da seguire per una sposa, tra cui quella di non eccedere con scollature, trasparenze e rimanere comunque il più sobrio possibile se si sceglie di sposarsi in chiesa. Il consiglio per quanto riguarda la scelta dell'abito da sposa è quello di provare anche modelli che non rientrano fra le vostre scelte in modo da riuscire ad avere le idee più chiare sulla scelta finale. Lo sposo non deve vedere il vestito della sposa prima del matrimonio, perché porta sfortuna. Sapete che cosa porta ancora più fortuna? Sposarsi.